espressione un Chieti che mastica amaro e rimugina su ingenuità, errori e perfida sorte. Quella che ancora mette sulla sua strada la maledizione irpina. Niente da eccepire stavolta sul piano dell'impegno, molto da ridire come vecchi tempi sull'operato di Herberg, vedrete che rigore ridicolo. E non solo quello, ma le giustificazioni possono limitare il rammarico accentuando di contro il fiele. Il Chieti, bello e d'applausi per mezz'ora, scivola via via nella confusione, incaponendosi con lanci lunghi a cercare le punte ed evidenziando le improprietà degli esterni di difesa che hanno, e lo hanno ribadito, ben altre vocazioni. Con un centrocampo ancora incompiuto, suppa dal cuore d'oro ma solo, che Rubini alle prese con la condizione, De Simone utilizzato gioco forza l'ultima mezz'ora, le punte hanno risentito della non linearità costruttiva. L'esatto opposto di un Avellino uscito alla distanza, con Marpioni, Mestieranti e la rapidità di Morfù e Pellicori, a sostegno di un Molino Predone, lucido, autore di una doppietta e un palo con cui ha firmato il KO per il suo ex trainer. Cronaca opulenta, al quinto punizione alta di Biancolino, risponde l'Avellino da Pisciotta e Gnoffo che lambisce col capo. Dodicesimo, bellazione del miglior Chieti, Zattarin, Biancolino, Zattarin, Aquino, il cui traversone Biancolino conclude come non deve. Lo stesso attaccante ci prova dalla distanza al 22esimo. Al 26esimo Biancolino è il ponte ideale per Tacchi che imbrocca all'esterno ma non angola quanto occorre. Due minuti dopo Tacchi è bravissimo e si guadagna così una sacrosanta massima punizione. Dal dischetto Biancolino è assolutamente preciso. Il Chieti è confortato da un gioco brillante e deciso, ma arretra senza volerlo il baricentro e al 37esimo rischia tanto. La difesa si apre come una cerniera e Pellicori scavalca Furlan, ma non Zattarin. Al 41esimo il Chieti balbette e lascia via libera Molino. Fuga sulla sinistra, sfera in mezzo che Furlan e Zattarin allontanano dalle parti di Morfù. Furbissimo lui, ingenuo ma Dio, che ha un contatto nel tentativo di anticiparlo. Herberg trova l'occasione d'oro per assegnare il penalty. Stupore di Suppa e compagni, Molino è un artista e fa 1-1. Allo scadere del recupero Tacchi scaglia, Cecere risponde a fatica. Ripresa, 14 secondi e Biancolino non ha fortuna. 12esimo, idem per la deviazione aerea di Aquino. 16esimo, Die insidia su punizione. Parte opposta, Zattarin illude. Poi il gioco non trova sbocchi, ma l'Avellino cresce, solidifica, cementifica la difesa. Lancia più riprese gli avanti, ci crede di più. Il Chieti è generoso, ma non ha idee. Le poche non sono chiare. Sbaglia 100 appoggi. Si fa sorprendere in contropiede, come al 31esimo, quando Marra da sinistra crossa oltre la difesa Tiatina smarrita. Molino è decentrato, ma la botta è secca come il palo. Poi Danna rimedia. Campanello, anzi si anzi allarme rosso per i Chieti che al 38esimo tenta ma da lontano con De Simone senza cuti. Al 42esimo l'Avellino approfitta a centrocampo, Petitto forse subisce fallo, l'azione prende il volo e Pellicori la conclude servendo Molino che a porta squarnita regala un urlo di gioia là dietro la sua curva. 7 minuti di recupero, ma Herberg, che ne farà giocare 5.52, ne combina ancora un paio. Prima Biancolino alza una bordata imprendibile. Al 48esimo Tacchi supera un avversario con un pallonetto, c'è un maninetto che pare dentro, ma il fischietto siculo arretra la palla fino alla lunetta. Ancora la botta morbida di Zattarin è sventata con un miracolo da Cecere, ma non c'è angolo. 50esimo, ultimo, inutile brivido, mazzata della disperazione di De Simone, Cecere e forse il legno rimediano, Rajčić banalizza l'estrema chance. Mister Braglia, il Chieti vero ha giocato una mezz'oretta, quella del primo tempo. Poi che cosa è successo? Ah, io il Chieti l'ho visto bene per tutta la partita, al di là della sconfitta. L'unica cosa che gli posso rimproverare è che su certe palle che perdiamo a mezzo al campo dobbiamo fare fallo prima, non dobbiamo farli venire fuori, fare in pratica quello che fanno gli altri, cioè i furbi. Perché io poi grandi sbavature non l'ho viste, non gli abbiamo concesso un granché, a parte un cross di Marra che è andato a colpire poi il palo con Molino. Però no, noi abbiamo avuto delle buone situazioni nell'arco del primo tempo. L'unica cosa che non mi è piaciuta è stato il gol dell'1-1, l'abbiamo preso con noi in vantaggio, lo potevamo e lo dovevamo finire sull'1-0 quel primo tempo lì, e poi voglio vedere se le considerazioni erano le stesse. A proposito del gol del pareggio, cosa hai visto Piero? Il rigore? Per me il rigore non c'era, però c'era? No, secondo me. Secondo me è ridicolo il rigore che c'è. Stava aspettando solo quello l'arbitro. Vabbè, allora il calcio ha ragione Papadopoulos, sta cambiando, è meglio andare tutti al lavoro, perché se un arbitro che viene a Chieti in una situazione di tranquillità perché nessuno gli ha rotto le scatole fischia un rigore dove uno gli viene appena sfiorato, perché poi c'era Patrick che secondo me, che ama Dio, era davanti anche a lui, non lo so, cioè, se poi stiamo a vedere come ti chiami te o altre cose, allora è ancora più grave, allora è giusto che
È giusto che il calcio piano piano finisca? Sì, è successo meritato dal punto di vista del coraggio e della voglia di fare, perché effettivamente abbiamo incontrato una squadra molto forte che in molte occasioni ci ha creato anche dei problemi, con Biancolini specialmente, che faceva la sponda, ci ha creato veramente dei problemi. Però devo dire che la nostra squadra, oltre alla prima mezz'ora, che come al solito in questo momento frangente di campionato riusciamo sempre a regalare campo e spazio agli avversari, siamo andati sotto e poi siamo riusciti a riprendere la gara, e sull'1-1 non ci siamo accontentati assolutamente, anche rischiando qualcosa, devo dire. Poi nel secondo tempo siamo sicuramente cresciuti un po' noi e abbiamo fatto la partita, diciamo, anche subendo qualche contropiede importante da parte loro, devo dire la verità, perché poi fondamentalmente la vittoria l'ha vinta la squadra più coraggiosa. Quando tu offri su un piatto la vittoria, loro se la prendono, capito? Tu non devi mai offrire, capito? Quando vedi che non è giornata, che la partita non sei riuscito a chiuderla, tu devi portarla in porto, l'1-1 e portarla in porto, che non è giornata, e ci può scappare anche che la vinci, se loro vengono avanti puoi fare un gol in contropiede, capito? Noi pure l'anno scorso abbiamo fatto parecchi di questi errori, vogliamo alla fine vincere sempre, capito? Ma il calcio non è così. Risultato fa classifica, muove la classifica, non ti demoralizza, abbiamo delle partite difficilissime, dobbiamo andare a giocare, non bisogna perdere, bisogna essere intelligenti. A me mi dispiace molto questo fatto.